Benvenute amiche mie, vi piacciono gli struffoli? E andiamo a prepararli insieme. Questi sono buonissimi e morbidissimi. In una zuppiera capiente inizio versando 250 g di farina 00. Aggiungo anche 50 g di zucchero semolato, un pizzichino di sale. Allora, negli strufoli napoletani un lievito non ci vuole, però siccome che a me non piacciono perché poi si induriscono, aggiungo 3 grammi di lievito pane angeli. Se voi volete una versione morbida lo aggiungete, se no proseguite la ricetta senza aggiungere il lievito. Una volta che abbiamo messo tutte le polveri insieme, cominciamo ad amalgamare con una spatolina. Una volta amalgamata per bene, aggiungiamo 2 uova medie. Aggiungo anche una buccia di arancia e una buccia di limone grattugiato, così rende il nostro impasto molto più profumato. Ora aggiungo 50 g di burro a tocchetti ed inizio a impastare con le mani. Lavoriamo il nostro impasto finché non avrà assorbito tutta la farina, deve rimanere la ciotola pulita. Io adoro i struffoli, sono troppo buoni. Non vi nascondo che non aspetto Natale, ogni tanto li faccio perché mi piacciono troppo. Ecco qua, ora che il nostro impasto è pronto, lo lavoriamo un altro poco con le mani e poi dopo lo mettiamo a riposare giusto giusto una mezz'oretta prima di formare i nostri struffoli. Ecco qua, ora riprendo il mio impasto e lo taglio in 3 o 4 parti uguali. Inizio a lavorare sul piano da lavoro e formo un cordoncino. Cerco di farlo quanto più uguale è possibile. Io non aggiungo farina perché non serve. Voi se avete difficoltà aggiungete soltanto poco 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 farina. Prendete un bel coltello e tagliamo i nostri struffoli. Cerchiamo di farli quanto più uguale è possibile, così abbiamo più facile la frittura. Una volta che li abbiamo tagliati tutti quanti a tocchetti, li prendiamo in mezzo alla mano e formiamo delle sfere. Prendete un bel vassoio, aggiungete un pizzichino di farina e adagiamo i nostri struffoli sopra. Con questa dose che vi ho dato vengono 2 bei piatti di struffoli. Ecco qua, iniziate pure a prepararvi gli ingredienti per la colata e per guarnirli. E quanta fatica ci vuole per fare questi struffoli, però dopo avremo una bella soddisfazione perché sono troppo buoni. Non ho avuto nemmeno il tempo di finirli, vi dovete credere che se li sono mangiati tutti. Ecco qua, io li metto in una scodella e non aggiungo nemmeno farina. Passiamo agli ingredienti per la colata. Allora, io uso 300 g di miele, però io uso questo qua naturale che me lo dà un mio amico, è buonissimo. Poi vi serviranno 30 g di zucchero semolato. E per guarnire confettini, diavolini, ciliegie candite rosse, verde, per dare più colore, qualche zuccherino un po' più grande. Ora andiamo a friggere i nostri struffoli. Incominciate a preparare una bella padella capiente e un bel litro d'olio di girasole. Ecco qua, versiamo l'olio di girasole in una pentola. Ne dobbiamo mettere parecchio, quasi 1 litro. Ecco qua, io ho accesa a fiamma moderata. Mi piace far riscaldare l'olio piano piano.
Ecco qua, prima di immergervi gli struffoli dentro, ho fatto la prova e ne ho fritto uno per vedere com'era. Ecco qua, guardate gli struffoli senza farina e senza niente. Ecco qua. È normale che schiumano, stanno friggendo. Che vuoi che sia? Ecco, fate così. Mi raccomando, devono imbiondire, che poi, come vedete, tanta tanta schiuma non la fanno. Ora non ci resta che farli venire belli biondi biondi. Ecco qua, ora che sono questo bel colore ambrato, direi di toglierli. Prepariamo una bella teglia con lo Scottex, così adagiamo i nostri struffoli sopra per farli sgocciolare. Ed ecco i miei struffoli pronti, guardate che belli. E guardate, non sono nemmeno unti. E guardate che morbidezza. Si apre come un biscotto, guardate al suo interno. Sentite come scrocchiano. Sono di una bontà unica. Per fare la colata degli struffoli, prendete una bella pentola capiente come questa, così quando andiamo a girare i nostri struffoli non abbiamo difficoltà. Allora, al suo interno aggiungiamo i 300 g di miele, ripeto, e 30 g di zucchero semolato, una bella grattata di una buccia d'arancia e una bella grattata di una buccia di limone, che così i nostri struffoli sono super profumati e super buonissimi. Aggiungiamo anche un tappo di limoncello che poi durante la cottura evapora, però vi assicuro che vengono buonissimi. Ora passiamo sui fornelli. Lo metto sul fuoco, mi raccomando, a fiamma bassissima. Aiutatevi con la palettina, ecco qua. Piano piano, finché non diventa tutto liquido. Ecco qua, il nostro composto praticamente è pronto quando è sciolto tutto lo zucchero al suo interno. Ora non ci resta che versare al suo interno gli struffoli. Ecco qua, ora che è diventato un po' tiepido, aggiungiamo al suo interno gli struffoli. Ecco qua, ora con una spumarola adagiamo piano piano, facciamo aderire tutto il miele ai struffoli, ecco qua. Che belli, vero? Ecco qua. Dal basso verso l'alto, ecco qua. Attenzione a non farli rompere con la gentilezza. Ecco qua. Ora non ci resta che impiattare i nostri struffoli. Ecco qua, ora che li abbiamo messi in piatto, prendiamo nel giusto giusto. Allora, ne ho assaggiato uno, la colata di miele non vi dico. Allora, ci metto la faccia, fate questi struffoli, provate questa ricetta e poi dopo voglio sapere nei commenti come sono. Io finisco di decorare. Amiche, ed ecco i miei struffoli finiti, sono buonissimi. Allora, un piatto e poi ne sono venuti uno, ecco qua. È un altro, questo qua, scusate se è sul cartoncino, ma lo devo regalare. Io spero che anche questa video ricetta vi sia piaciuta. Alla prossima, un bacio.